Però entro e vedo questa figura in alto che comanda la pista. Cioè, tutti guardano lui e ho detto, ma io voglio essere lui. Sono tornato dall'insegnante di chitarra e gli ho detto, guarda, senti, a me non interessa più suonare la chitarra, voglio fare il DJ. Quindi vedo uscito in questo nuovo Ok. progetto ed è in collaborazione con Lorenzo Pallavidino. È importante per me questo disco perché, ed è soprattutto voluto che fosse il primo, perché io credo molto nella condivisione, nella collaborazione. Cioè, la musica per me è condivisione. Per me è fondamentale. Certo. Anche stare in studio, in console, tutte le situazioni, viverle da solo per me è deleterio. Cioè, l'obiettivo finale non può essere voglio diventare qualcuno, voglio divertirmi. E quindi, come fai a divertirti da solo? Esatto. Siamo nei Sartini, esatto, che è stato. Non so, io penso, vorrei essere lui il giorno che ha scoperto che Avicii ha sfruttato il suo vocale per un mashup. Praticamente questo disco è un mashup, quindi cosa succede? Che ovviamente ha unito la base di un disco con la voce appunto di Sartini. E ai tempi c'era MySpace, tu sai cos'è È stato uno MySpace? dei primissimi social. Esatto, una vetrina musicale, uno spazio dove condividere cose. E lì quello che è stato il manager di Avicii ha sentito questo mashup e gli ha detto: senti, tu sei molto bravo e vieni con me. Insomma, da lì gli ha aperto il mondo poi di quello che poi è successo, che racconta la storia di Avicii.